quello che sta per accadere è semplicemente dell'incredibile, perché siamo qui nella fabbrica della Marchi e abbiamo un pezzo unico, un pezzo pregiato. Lasciamo che ce lo racconti Alfio. Ma guardate, l'Elisabetta Franchi è sul mercato da almeno 30 anni. Lo standard è altissimo. Per un caso straordinario di inefficienza e di fallimento dei nostri dipendenti, che sono stati, per direttissima, licenziati, ovviamente, c'è stato uno sbaglio e è venuta una cintura imperfetta. Sì, ma questo cosa comporta? Comporta un abbassamento del prezzo a livelli immaginabili. Allora, facciamo un attimo vedere innanzitutto il prodotto, se vuole farlo vedere un attimo. Sì, questo è un coccodrillo marino che si chiamava Max. Era lungo più di 7 metri e fu catturato da un australiano e noi ne siamo venuti in contatto tramite l'Europa Unita. Allora, prezzo di listino di questa magnifica cintura. Lo dobbiamo dire? E diciamolo, prezzo di listino. Cioè quello che sarebbe dovuto essere. Quello che, a cui voi le vendete normalmente. Noi partiamo da 600 euro in su. 600 euro in su. Io l'ho vista anche a 802 euro, per dire. Sì, questa qui 104 euro. 104 euro. Allora, questa è ovviamente dell'incredibile. Perché? Sì. Allora, è sicuramente imperfetta. No? Sì, ci sono degli errori gravi. Sì, ma ciò non giustifica un crollo vertiginoso di... Una critica, no? Cioè, più di 500 euro. Sì, no. Per dire che è straordinario. Ma sì, è una cosa che abbiamo. Cioè, chiaramente questo rispetto allo standard nazionale è incredibile. Cioè, e questo è possibile solo in Italia. Questo è il miracolo del Made in Italy. Sì. Qui abbiamo la Fibbiona. Illustriamo un attimo il prodotto. Sì. Fibbiona Elisabetta Franchi, marchiata col suo logo, il suo stemma. Sì. Di acciaio purissimo. Vediamo che meraviglia. Con la chiusura a chiodino, pirolino, certo, eccolo. Certo. Perfetto. Poi abbiamo la... E questo è il dettaglio. Questo è il dettaglio più importante. Questo è stato fatto a mano da sole donne cubane, utilizzando il tabacco Kentucky che nacque dalla pioggia. Questo è fantastico. Eh? Certo. Questo voi avete detenete effettivamente il brevetto su questo tipo di chiusure qui, che vedete che non è una normale chiusura. No, è pelle di daino. Pelle di daino. Double fash, da nero a marrone, beggiolino, fantastico, ma soprattutto tanti buchi. Certo, perché per tutte le misure. Questa va bene a tutta la famiglia. Allora, faccio una domanda un po' scomoda, ma... aggiungere buchi portandola da un calzolaio sconsigliato perché? Perché la manifattura è talmente delicata e c'è talmente lavoro dietro, per quanto sia già imperfetto, aggiungere un'imperfezione è troppo. Va bene, allora sono partite le offerte, ovviamente c'è la caccia al prodotto, grazie a Alfio Marchi della Elisabetta Marchi. Ciao. E allora ragazzi, venite e provate il prodotto con mano, assaggiatelo. Vi va una corsetta? Facciamo una corsetta veloce? Dai. Allora mollo il gelato e andiamo, vai. Via.